Bentornati a Lex in Love. Oggi facciamo un esperimento insieme, nel senso che invece di registrare la nostra chiacchierata con i consueti modi, oggi utilizzerò la piattaforma di Zoom perché ho pensato di condividere con voi un'esperienza che ho appena fatto e che mi è piaciuta talmente tanto da non volerla tenere soltanto per me. Mi riferisco al fatto che l'avvocato Valeria Resti del Foro di Cagliari ha organizzato, ed è la seconda volta, quindi è doppiamente brava, un straordinario master interdisciplinare sulla violenza. Ha invitato tutta una serie di relatori, non soltanto giuristi, ma anche criminologi, medici, psicologi, psichiatri, un panorama ricchissimo. Il 14 di aprile è stato il mio turno, ero insieme all'avvocato Francesco Micozzi, consigliere dell'Ordine di Cagliari, e mio caro e vecchio amico, e abbiamo trascorso insieme a una settantina di colleghi 3 ore del pomeriggio. Durante il mio intervento, che aveva come oggetto in particolare la violenza digitale, ma non soltanto, ho presentato una serie di slide e ho pensato di riproporvele, non evidentemente tutte insieme perché sono troppe, ma per macrogruppi di argomento nei nostri incontri settimanali. Non ho abbandonato, e non lo farò mai, il mio intento a raccontarvi la riforma Cartabia e spiegare eventualmente le sue caratteristiche, le sue vulnerabilità e le fragilità. Ma la metto un attimo in stand-by perché mi sono resa conto nella pratica professionale di tutti i giorni che in realtà, tolta la tematica della procedibilità querela di cui abbiamo già parlato a gennaio e che era ed è una delle grandi spade di Damocle della riforma Cartabia, perché in carenza di querela, laddove adesso invece il reato la esiga, si è previsto che venga cercata, convocata la parte lesa e venga chiesto se intenda procedere ancora o meno. Ecco, tolto questo che effettivamente nelle aule purtroppo sta dimidiando il lavoro degli operatori del processo perché è un continuo dichiarare di non doversi procedere per mancanza di querela. Tolto questo, in questo momento, aprile 2023, non è ancora così eclatante la serie di modifiche che la Cartabia ha comportato. Direi che fondamentalmente i colleghi delle difese continuano a preferire il dibattimento, il processo a riti che invece adesso potrebbero immediatamente concludere il procedimento penale in senso molto premiale. Continuiamo a svolgere le nostre udienze, a sentire i nostri testimoni. Francamente, in questo momento non vedo molta la differenza. E quindi vi posso permettere di fare un passaggio un pochino più teorico, ma sicuramente molto interessante. Anche per spiegare quali siano le ragioni, la genesi, l'origine della riforma, che è, vabbè, volevo dire che è corretta come base, e lo penso veramente, però poi da una premessa corretta siamo andati a conseguenze sbagliatissime. Vi lascio alla loro visione e ci vediamo tra poco per un breve commento. A presto.